Io penso che sarebbe un segnale molto significativo in questo territorio poter elevare il posto di polizia a commissariato di pubblica sicurezza per garantire una serie di servizi alla cittadinanza, a questo territorio che d'estate è meta di migliaia di turisti, e per implementare ancora di più, insomma, la cultura della legalità. Il Ministero degli Interni ci ha dato questa opportunità di portare avanti un'istanza che noi abbiamo rappresentato, una voce che abbiamo levato già dal 2015 attraverso il sindacato di polizia. Oggi le cose stanno in modo parzialmente differente perché si tratta di fare una scelta di campo netta, o sì o no, quindi o si eleva il posto di fisso di polizia a commissariato oppure c'è il rischio più che paventato ma serio di una chiusura del presidio della Polizia di Stato. Sentendo le parole del questore, dell'onorevole Nesci, insomma, posso dirmi oltremodo tranquillo e fiducioso su quella che sarà l'evoluzione di quella che più che una problematica, in questo caso qui è una opportunità, come ho detto in premessa. Quindi siamo convinti che le cose evolveranno verso quella soluzione che per logica dovrebbe essere sposata da tutti. Quindi una soluzione che il territorio, e quando parlo di territorio mi riferisco all'intero comprensorio della Costa degli Dei che vive di questo, è sotto il presidio del posto fisso di polizia, che ha necessità di avere risposte, ha necessità, chiede sicurezza per gli operatori, per gli imprenditori, per i turisti e ovviamente per chi ci vive, per chi amministra, per chi ogni giorno è esposto a varie situazioni che spesso degenerano in fenomeni di violenza verbale piuttosto che fisica, piuttosto che danneggiamenti. Oltre ai carabinieri c'è necessità di maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, specialmente nella fase estiva dove la popolazione triplica, e poi per i problemi che noi conosciamo già della presenza delle 'ndrine sul territorio vibonese. Inoltre mi sono già attivata e assicurata del fatto che la prefetta Lulli e il questore Gargiulo attivino le interlocuzioni con il Ministero dell'Interno sul punto, e queste sono in corso.